lo so, ti ho chiuso perché io sono moroso da 2 anni e non ho mai pagato le... Io posso fare no, no, adesso no. Attualmente ci sono gli avvocati sopra che stanno parlando, sì. Quindi stiamo anche noi aspettando di capire che cosa sta succedendo. Quello che è certo è che si è in atto un sopruso. Noi abbiamo cercato la mediazione tutti i giorni, sempre. E sì, la nostra obiettivo principale, io voglio dire, me ne vado anche oggi, diciamo, non è questo il problema, siamo disponibili a consegnare le chiavi, anzi consegneremo le chiavi oggi stesso. L'importante è che sia proseguita la stagione e la tutela dei lavoratori, questa è la cosa che ci interessa di più. Con Barbareschi non c'è nessun accordo di nessun genere. Se lui ha fatto un accordo con i 2/3 della proprietà, è illegittimo. E se ci sono degli accordi che vanno al di sopra di me, io non li conosco, ma non credo. L'accordo che lui ha eventualmente stipulato con i 2/3 immobiliare è illegittimo, perché, come è noto, e ho detto tante volte, ci vuole un'assemblea che ratifichi la convocazione dell'assemblea, che non è mai stata convocata, e quindi ci vuole l'approvazione dell'unanimità, dei 4/5 della maggioranza, diciamo. Questo è un atto di violenza, non è un atto di legittimità. Cioè, è chiaro che loro hanno la legittimità perché ci sono degli affitti pregressi, ma è stato tutto fatto in maniera talmente artificiosa e talmente, come posso dire, anche un po' raggirante in qualche modo, che ci troviamo in questa situazione. L'assessore Marinelli sì, ha detto che avrebbe tutelato la stagione, ha detto che avrebbe aiutato a salvaguardare i posti di lavoro, poi però ha anche detto che la questione è una questione tra privati. Quindi insomma, non, la posizione dell'assessore Marinelli non mi è chiara, sinceramente, non l'ho capita, non la so.